La professoressa Margherita Hack ha passato 60 anni della sua vita su per giù a studiare il cielo. Dopo tanto tempo continua a esserne affascinata? E io sono un fisico e ho studiato il cielo come un oggetto fisico. Cioè noi studiamo le stelle, che sono dei palloni di gas, per capire di cosa sono fatte, perché brillano. Quindi sono tutte domande di fisica. Il cielo è il nostro laboratorio. E poi, guardando il cielo a occhio nudo, come tutti, lo ammiriamo come un bellissimo spettacolo della natura. In questi giorni è in libreria con due volumi che presenta al Salone del Libro di Torino: Il mio infinito per Baldini Castoldi Dalai, mentre Sperling e Kufler propone Note di stelle, scritto con Viviano Domenici. In questi libri si interroga anche sulle radici ultime dell'universo. In uno viene proprio espressamente citato Dio. Si è data una risposta definitiva alla domanda delle domande? No, io non credo in Dio, ma non è che la scienza possa dimostrare né che Dio c'è né che Dio non c'è. Quello che si guarda, soprattutto nel mio infinito, mi pongo le domande a cui la scienza potrà rispondere e quelle invece a cui la scienza non potrà mai rispondere. Perché c'è l'universo? Perché è cominciato? Se è cominciato, potrebbe essere anche infinito. E sono tante domande che ci poniamo e i credenti le risolvono con Dio. I non credenti, almeno io lo risolvo pensando che la materia è sempre esistita e che è una caratteristica della materia di aggregarsi dalla forma di particelle elementari a formare oggetti sempre più complessi fino ad arrivare a noi. Lei è convinta che esistano gli extraterrestri? Beh, molto probabile. Pensare che la Terra sia l'unico pianeta abitato da una specie che si ritiene intelligente come noi, sarebbe assurdo. Sarebbe un po' come quando gli antichi pensavano che la Terra fosse il centro dell'universo e tutto ruotasse intorno alla Terra. Oggi sappiamo che ci sono miliardi e miliardi di stelle come il Sole, miliardi e miliardi e miliardi di pianeti, e pensare che noi ci sia l'unica specie intelligente è assurdo. Però questo non vuol dire che noi potremo incontrare gli extraterrestri, perché le distanze sono enormi e la velocità della luce è un limite insuperabile. Non si è fatta un'idea di come possano essere? Ma forse non dovranno essere troppo diversi da noi. Certe caratteristiche forse sono necessarie. È vero che noi siamo sempre pensati in maniera antropomorfica, ma per esempio penso che avere le mani sia importante per poter fare le cose. Per esempio, scimmie e delfini hanno intelligenze paragonabili, ma le scimmie hanno le mani e i delfini no. E questo fa la differenza. I delfini non possono costruire ordigni, le scimmie sì.